Volevo fare una considerazione sul buon dilettantismo, che mi pare sia poco valorizzato in Italia, prendendo vari campi dell'arte, no? O delle attività artistiche. Volevo partire da un concorso, festival, chiamiamolo come si vuole, che si fa in America e che è una sezione, diciamo, staccata del concorso pianistico Van Cliver, uno dei concorsi internazionali più importanti, che è dedicato agli amatori, ai dilettanti, insomma. Dove c'è gente un po' di tutta l'età che si confronta e che è interprete, suona in modo non eccezionale da buoni dilettanti, insomma, in modo tale che ci sia piacere nel suonare per sé o per pochi intimi, con una qualità che probabilmente non è proponibile nelle grandi sale da concerto dove si aspetta il musicista che abbia qualcosa da dire di originale, di importante, che mostri una tecnica strabiliante, no? Si suona, ma c'è il piacere di suonare, con la consapevolezza di essere un dilettante. Ma dilettanti ce ne sono di vario tipo, no? C'è il dilettante che strimpella, che non sa leggere le note, che ha un modo. C'è il buon dilettante invece, no? Quello che produce comunque musica. Ma così lo possiamo trovare anche in vari campi artistici, no? Nella pittura, anche nella scrittura, perché no? Nella musica leggera, no? Cioè si possono fare tante cose in maniera dilettantistica. Cosa vuol dire quando si è un dilettante? Vuol dire che c'è una conoscenza intanto dei prerequisiti, insomma, no. Cioè, quando ci si mette a fare qualcosa bisogna avere almeno qualche elemento di tecnica, bisogna avere qualche elemento di conoscenza di quello con cui ci si confronta, insomma. Per lo scrittore sarà il modo di scrivere, di comporre, avere letto qualcosa, avere letto i classici, vedere quali sono i problemi che comporta la scrittura, la sintassi, la correlazione dei tempi, l'organizzazione. Come si racconta una storia, cosa ci vuole per raccontare bene una storia e cosa ci vuole per avere anche un'originalità nel modo di raccontare, nel linguaggio che si adopera. Per il pittore sarà la conoscenza dei colori, del modo di accostare i colori, delle varie tecniche, insomma, i vari componenti, i vari ingredienti che sono necessari per, e poi la creatività, la fantasia, ma insomma, per il musicista sarà la conoscenza di alcuni elementi di tecnica, insomma, sapere come è fatto lo strumento che si suona, sapere, insomma, la tecnica. E così anche per il cantante, insomma, no? Allora, secondo me, insomma, ci sono dilettanti e dilettanti. C'è chi a un certo punto sente qualcosa, orecchia e riproduce così liberamente, insomma, la massaia che canta la canzonetta, insomma, no, è una cantante, no, è una buona dilettante, no, perché improvvisa ad orecchio, insomma, così fa come è capace, senza sapere niente di quella cosa. Ma nello stesso tempo fa qualcosa, mettiamo che questo qualcosa arrivi in rete e che questo qualcosa anche piaccia in rete, possiamo definirla una cantante, possiamo definirla un'artista? Io credo di no, insomma, no. Diciamo che dietro al buon dilettantismo ci deve stare un lavoro sotto, un lavoro di conoscenza di quali sono le vette possibili, insomma, di cosa fanno i veri artisti che si cimentano in quel campo. Per un pianista vuol dire capire l'arte di
Michelangeli, Horowitz e tutti gli altri, Richter. Una volta che hanno capito come suonano quelli, insomma, che capiscono poi le difficoltà del pianoforte, significa avere, per esempio, una conoscenza della tecnica di base del pianoforte, non dico della tecnica trascendentale, ma insomma della tecnica del pianoforte, sapere quali sono le difficoltà, avere studiato. Cioè, è necessario uno studio di base, uno studio che a volte si fa negli anni, no? Dopodiché, come dire, ci si può esprimere attraverso la musica, suonare, oppure si può, come dire, improvvisarsi sempre nello stesso modo, avendo visto come recitano gli attori bravi, avendo studiato un po' di tecnica del teatrale, delle recitazioni, ci si può improvvisare attori, si può fare del dilettantismo come attori. Ecco, poi si potrà essere più o meno bravi sapendo che certe vette sono comunque irraggiungibili per noi esseri normali, insomma, no? Che quelli veramente bravi, che sono i nostri modelli, sono lì, in un territorio irraggiungibile, no? Noi lo possiamo fare così, in maniera dilettantesca, diciamo così, ma all'interno di questo dilettantismo si può essere dei buoni dilettanti. Siamo degli artisti? Non lo so. Saremo degli artisti quando in qualche modo riusciremo a fare dei prodotti che sono universalmente riconosciuti come validi, come capacità di mettersi in concorrenza con chi fa dell'arte vera, insomma. E a quel punto potremmo anche dirci degli artisti. Prima siamo dei buoni dilettanti, però secondo me c'è uno spazio possibile per il buon dilettantismo. Allora, il buon dilettantismo nella scrittura, il buon dilettantismo nella musica, il buon dilettantismo nella pittura. Per quel settore che conosco un po', insomma, che è un po' il buon dilettantismo nella musica, almeno in Italia c'è poco spazio, è poco valorizzato. Non conosco concorsi tipo Van Cliburn per amatori in Italia. Ed è invece una cosa che è più valorizzata, più frequentata, soprattutto nei paesi nordici, mi riferisco a Belgio, Olanda, Germania, oppure in America, insomma. Il piacere, per esempio, per dei buoni dilettanti, che conoscono quindi la tecnica di base, il fraseggio musicale, che hanno studiato musica, che però non hanno quel talento dei personaggi eccezionali che possono fare della musica una carriera, quindi la tengono come un piacere, come un secondo livello, a quel punto per esempio di fare musica insieme, che è la cosa più bella che ci sia, insomma è bellissimo poter mettersi insieme pianoforte, violino, violoncello, insomma flauto, e fare musica d'insieme. E lì ci sono vari gradi, si può fare musica insieme difficile, si può fare musica più facile. Però si può godere di questa musica e magari far godere di questa musica un piccolo gruppo. Ci si chiama artisti? No, però c'è questo piacere. C'è questo piacere che magari ti può permettere anche di mettere, che so io, il video su YouTube. Ma a quel punto là sarai un artista? No. Inciderai un disco e lo metterai in vendita? No. Ti accontenterai del tuo piacere personale della tua cosa. Però hai una dimensione che diventa in qualche modo gratificante, che non ti darà da vivere, probabilmente, insomma, non ti permetterà l'accesso ai grandi, ma e spesso questa dimensione è sottovalutata ed è una dimensione bella. E invece cosa si fa? Si prendono i personaggi improvvisati che non conoscono né la tecnica né la cosa di base, così li si costruiscono un po'. Quindi si crea un pagliaccio, insomma una marionetta, e la si mette lì e la si propone un po' come modello, la si trucca, la si fa apparire carina, la si fa apparire graziosa nelle movenze, in queste cose qua, le si fa scrivere un libro.
La si fa cantare una canzonetta, e la si mette lì, no? E quella poi viene portata a un divismo, a un livello di divismo, viene lanciata in qualche modo, e viene definita artista, insomma, no? Nella povertà invece assoluta, e quindi si va nel trash. E poi artisti veri, a questo punto, quando il gusto è educato al trash, sono anche difficili da riconoscere, no? Cioè, quando l'educazione è fatta di cose, di una produzione di qualità brutta, insomma, di spazzatura, insomma. Quando questa produzione invade un mercato costruito, diventa poi difficile per il gusto dei più riconoscere i talenti veri, insomma, no? Quei talenti che riescono a dire qualcosa e a mettersi, che spesso sono pochi e hanno una qualità irraggiungibile per molti. E allora quello che manca, secondo me, è il dilettantismo di un buon livello. Si produce qualcosa con la consapevolezza dei propri limiti, ma anche di quello che si può dire in maniera buona, insomma, nel senso che si posseggono i prerequisiti di base per dire quello che si dice. Questo vale per gli attori, vale per così. Per cui, insomma, ci può essere un lavoro teatrale che è fatto da terribili dilettanti che si improvvisano, ci può essere un lavoro teatrale che è fatto da buoni dilettanti e che diventa gradevole da vedere, da ascoltare. Ci può essere una lettura di poesia o di libro che può essere fatta da una voce terribile oppure da una voce che in qualche modo non è quella di Gassman, non è quella di Foà, ma che può essere gradevole da ascoltare e che può funzionare per quel tipo di lettura, senza che il lettore possa ambire a ritenersi un artista o un concorrente dei grandi. Quando l'orecchio è educato, i grandi si sanno riconoscere, insomma. No, no, non basta dare un'etichetta di arte a quello che si fa perché automaticamente diventiamo artisti. Possiamo essere dei buoni dilettanti o dei dilettanti mediocri che si cimentano in un determinato campo artistico, insomma. E ci sono dei campi artistici che sono apparentemente semplici, apparentemente facili, no? Cosa ci può essere di più facile che cantare una canzonetta che cantano tutti e se magari ci accorgiamo che abbiamo una bella voce riusciamo a essere anche un po' intonati, no? Ma basta questo per definirsi degli artisti? Io credo di no, insomma. Quando si comincia a studiare canto, eccetera, eccetera, allora poi si riescono anche a capire le abilità, le doti, la raffinatezza di certi interpreti. E qui interviene un po' l'educazione, insomma, l'educazione del gusto. E interviene anche la scuola o intervengono i mass media, insomma. Interviene anche un cambiamento culturale, no? E quindi quello che poi è prodotto dal mercato, insomma, no? Che va incontro ai gusti sempre più bassi di una media, sempre di una popolazione media sempre più diseducata e soprattutto sempre più giovane che consuma di più dei prodotti trash, per cui vengono forniti sempre più prodotti trash. La fatica dell'imparare, del crescere, del diventare artista in qualche modo viene sottovalutata. E si dà questa illusione a tutti quanti di poter, in qualche modo, con un colpo di fortuna, al di là delle abilità vere e delle conoscenze vere, di poter sfondare nel campo dell'arte, insomma, no? E quindi tutti cercano questo, molti, insomma, cercano in questo campo di farsi valere, così, di improvvisarsi, togliendo quindi anche poi una dimensione di spessore all'arte, no? E invadendo il mercato di trash. E nello stesso tempo creando un mercato di consumo, insomma, no? Mi capita di vedere anche
a volte osservando quello che succede nei gruppi di lettura, anche delle biblioteche, no? Come ci sia un modo di affrontare i libri che escono così, no? In maniera accumulativa, insomma, no? Tutto, ci si procura tutto quello che esce, si guarda tutto quello che esce indipendentemente dal resto, insomma, no? Si legge di tutto, si leggono quantità di cose inutili. E allora, come dire, da questo punto di vista, non è che il gusto si affina, il gusto si perde. Così nel guardare tutto. Insomma, la cosa che è più difficile, che siamo costretti a fare di volta in volta, è cercare di trovare la linea, la specifica, le qualità del bello, quando riconosciamo la cosa bella e buona, anche tra milioni di altre che fanno schifo, insomma. Altrimenti siamo invasi da tutta una serie di cose che non riusciamo a controllare. E allora questa educazione dovrebbe esserci data a scuola, oppure dovrebbe esserci, come dire, una tempistica per arrivare, non so, a leggere. Prendiamo il campo della lettura, insomma. Cioè, uno prima si deve leggere i classici, insomma. Deve leggere la buona letteratura. Poi leggerà gli altri, perché quando avrà letto la buona letteratura sarà in grado di fare un confronto e sarà in grado di apprezzare oppure di criticare e quindi di evitare la cattiva letteratura, a meno che voglia così, insomma, voglia distrarsi quella sera e voglia ridere su qualcosa che è scritto male, insomma. Ma questo è un altro discorso. Cioè, il gusto te lo formi quando tu cominci a vedere quadri d'autore, cominci a conoscere la storia dell'arte fin da piccolo, insomma, no? Hai abituato la vista, insomma, no? Ai quadri, ai buoni pittori, insomma, pur con linguaggi diversi, pur con linguaggi moderni, insomma, ma hai capito quali sono i tratti, le caratteristiche di una buona pittura, e poi puoi guardare anche tutto il resto, insomma, ma allora hai il criterio, il metro di giudizio, e così via, insomma, no? Quando hai visto recitare buone compagnie, poi ti rendi conto di quali sono i limiti della compagnia amatoriale di teatro. Quando hai sentito leggere bene delle poesie, hai sentito delle buone voci, ti rendi conto poi dei limiti di altre persone che improvvisa. Così quando hai sentito cantare bene, sia nel classico che nel leggero, così quando hai sentito la musica e l'interpretazione dei grandi pianisti, dei grandi violinisti, dei grandi direttori d'orchestra, poi ti rendi conto dei limiti di tutto il resto. Ciò non vuol dire che non ci sia spazio per gli altri, ma ci deve essere quello spazio che è consapevole che sei nel terreno del dilettantismo, che a livello del terreno del dilettantismo ti puoi divertire. Può giocare, può suonare, puoi anche esibirti in qualche modo, ma sempre all'interno di platee limitate, con la consapevolezza che quello che dici non è la cosa migliore possibile, insomma, è una cosa, è il tuo modo di esprimerti, dignitoso, buono, che già si distingue nel buon dilettantismo da quello che è invece il dilettantismo improvvisato, insomma, che non ti dà diritto di chiamarti artista, anche se lo fai per hobby, anche se hai fatto, come dire, anche se hai fatto un progetto dietro questo, insomma, no, certe, come si chiamano, certe band improvvisate che fanno dei progetti che vogliono rivolgersi, così, insomma, non fanno dei prodotti artistici e non si possono chiamare artisti, insomma, no, anche se dietro questo c'è un progetto, ma se il progetto fa schifo, il tutto di conseguenza è tale, insomma, no? Allora, sono artisti soltanto per coloro, per quel pubblico che purtroppo diventa sempre più grande, che fa del trash, insomma, no? Che è abituato soltanto
ad ascoltare le cose facili e a riconoscere soltanto le cose, o a leggere soltanto i libri facili, insomma, no? Quegli attori di primo livello, insomma, no? Che vanno a vedere soltanto la trama in un libro, insomma, no? E che appena trovano una difficoltà, eccetera, insomma, mollano quel libro e ritornano sulle cose scritte così. E da questo punto di vista, no, ti accorgi anche quando vai nelle biblioteche, no? Ci sono questi lettori che leggono in maniera compulsiva, insomma, no? Leggono tutto quello che esce e in questa massa poi non resta niente, insomma, no? Trovi che di un libro hanno poco da dire, se non che è bello o brutto per loro, che gli è piaciuto o non gli è piaciuto, che la trama o la storia era così, che quello ha fatto quello e fine. Cosa che poi basterebbe soltanto sintetizzare la trama, insomma, no? E non serve spendere tutte le ore che richiede la lettura di un libro. E questo purtroppo è sempre più diffuso, insomma, no? Mentre sarebbe più interessante invece analizzare anche sui gruppi di lettura quei luoghi, insomma, dove ci si trova anche tra lettori, le qualità letterarie di un libro e prendere pochi libri, ma di spessore, e su quelli ragionare, insomma, no, su quelli capire perché. Perché poi quello, diciamo, serve, se non l'abbiamo fatto da bambini, per formarci un gusto e attraverso questo gusto operare una selezione, insomma, che è l'unico modo che abbiamo per salvarci, quello di selezionare quello che leggiamo, quello che guardiamo, anche le immagini in qualche modo, e che ci permetta poi di non parlarne, cioè di eliminarle addirittura dal nostro spazio mentale, insomma, per concentrare quel poco tempo che ci resta, che abbiamo da vivere, sia che siate giovani sia che siate vecchi, poi questo tempo è sempre poco, è sempre limitato, ma concentrarlo su quello che vale la pena, insomma, abbiamo una vita sola, abbiamo un mare di musica da ascoltare, di libri da leggere, di musei, di quadri da vedere, insomma. Utilizziamo questo tempo per guardare il meglio, non lo sprechiamo per leggere o per guardare o per dare la nostra attenzione alla spazzatura e poi non saper riconoscere un'opera grande, un'opera vera, insomma, no, qualcosa che ha segnato un punto miliare della storia di quell'arte, di quella disciplina, di quella, insomma, come si può, insomma, no, come dire, vivere avendo letto soltanto i libri di Fabio Volo e non avendo mai letto, che so io, Dostoevsky, Balzac, Flaubert, Melville. Come si può ascoltare musica senza aver mai ascoltato Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert, Brahms, Stravinsky, insomma. E allora il processo è il contrario, insomma, no? Prima dobbiamo formarci il gusto, e qui è fatica anche formarsi il gusto, bisogna studiare, cioè bisogna avere la pazienza di confrontarsi anche con quello che subito magari sembra ostico, sembra difficile, ma che è quello che poi ci dà più piacere, più soddisfazione, che poi crea una tappa per una successiva crescita. E invece si prende quello che arriva più facile, e quello che arriva più facile poi ci fa stare sempre là, insomma, no? E allora ci fa diventare compulsivi, cioè leggiamo sempre di più perché non ci basta, e magari se non riusciamo neanche a leggere collezioniamo, così anche con i film, no? Guardiamo sempre questi film che escono così, insomma, e che spesso non dicono niente, sono cose costruite, e non conosciamo i grandi film della storia del cinema, insomma, no? Come sono state le conquiste, cosa ci hanno detto i registi più,
più grandi, più interessanti, insomma, no? E magari ci basterebbero quelli. A volte, insomma, il libro, un film di spessore, non si guarda una volta, ci si sta una, due, tre, quattro, cinque. Capita di leggere un libro, insomma, anche cinque, sei volte, ogni volta ci si scopre qualcosa di nuovo, insomma. C'è un lavoro che è quello che più forma, insomma, quello che poi più ti lascia gratificato, insomma, no? È quello di scavare in una cosa, quindi di scegliersi i propri capolavori, insomma, le proprie opere miliari, insomma, nel cinema, e di approfondirle nel tempo, di scavare, di andarle a recuperare, più che non di accumulare cose così, insomma, esperienze. Purtroppo è il segnale dei tempi, insomma, questo di andare sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, ma sempre alla ricerca di qualcosa di facile, di immediato, da usare poi in maniera rapida e magari spezzettata, insomma, non andando dall'inizio alla fine senza passare per la parte centrale, insomma. E quindi questo consumo proprio di spazzatura. È come se si potesse arrivare alle cose, alle buone cose, all'arte, senza fatica, senza un lavoro, senza una preparazione, senza uno studio. È una dimensione che un po' si sta perdendo, secondo me, insomma, no? E certo, la tecnologia da questo punto di vista non ci aiuta molto, ci potrebbe aiutare molto di più a fare invece l'operazione inversa, quella di alleggerirci il lavoro di studio, ripresentandoci le cose buone, le cose interessanti con più facilità. E invece non guardiamo quello, ci lasciamo suggestionare dal sensazionale, dal facile, dal divertente, ludico. Dove andiamo di questo passo? Non si sa mai.